quarta domenica di Pasqua. Domenica di Pasqua, non dopo Pasqua, proprio perché la Pasqua la viviamo per tutto il tempo che ci accompagna fino a Pentecoste. È una domenica speciale. Viviamo anche la 59esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e poi in molte chiese e molti fedeli sono legati alla supplica alla Madonna di Pompei proprio quest'oggi. Il Vangelo di questa domenica ci presenta la figura di Gesù come pastore, pastore speciale. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Il Vangelo di Giovanni che ci presenta queste parole così dolci ci fa comprendere che Gesù ci conosce profondamente e il verbo conoscere non indica soltanto una conoscenza intellettuale, ma una intimità, una profondità affettuosa. Che bello capire che Dio ci conosce, mi conosce e addirittura afferma: queste pecore non andranno perdute in eterno, io do loro la vita eterna. Non dà soltanto la vita eterna, la vita stessa di Dio, perché le conosce, perché è in intimità con loro. Che bello lasciarci conoscere da Dio, entrare in intimità, in unità con Lui, lasciarci amare, sì, Gesù vuole amarci e mi dice che nessuno strapperà queste pecore dalle sue mani, nessuno. E poi, parlando del Padre, dice: nessuno può strapparle dalle mani del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. E questa unità d'amore che ci presenta Gesù la presenta proprio di fronte alla nostra vita, al nostro essere nelle sue mani, all'essere non tanto proprietà perché ci ha catturati, ma una proprietà d'amore perché Lui si è consegnato a noi e noi ci siamo consegnati a Lui. E ci accoglie così come siamo. E allora che nessuno di noi dica: non sono degno, non posso avvicinarmi al Signore. Guai, perché è proprio Dio che è innamorato pazzo di noi. È Dio che vuole che noi, sue pecore, possiamo essere nelle sue braccia, abbracciati dal suo amore, capaci di accogliere la sua stessa vita, la vita eterna, perché ci ha donato lo Spirito Santo. E allora questa giornata non ci presenta soltanto un amore generico di Dio per noi, ma un amore personale, una relazione unica tra me e Lui. E questa immagine delle sue mani che mi trattengono con amore, che mi abbracciano e che non mi lasceranno andare via e non mi faranno strappare da nessuno, nemmeno dal maligno, permangono nel quotidiano della nostra esistenza. Che davvero la vostra esistenza, la vostra vita possa essere pervasa da questa gioia. Nessuno ci può strappare dalle mani di Dio. Buona domenica a tutti.